vai, fai un bel saltino, piano, piano, piano. Ok, sono quasi finito in acqua. Ok, un altro bel saltino, un altro bel saltino. Oddio, un'altra volta. Oh, cosa c'è, il terremoto? Oddio, mi stai seguendo, è vicinissima. Corri, 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 Espi. Un bel salto. Sì, siamo vicinissimi all'uscita. Nave spacca ghiaccio, non mi avrai mai. Ok, salve a tutti, sono Espi Jockey e benvenuti in Iced, un nuovo incredibile gioco di sopravvivenza e vita fra i ghiacci. Sono all'interno della mia tenda, ma ora me ne esco subito, dopo aver indossato il mio bellissimo cappuccio invernale, perché a queste temperature bisogna assolutamente proteggersi. All'interno della mia piccola tenda ci sono un sacco di cose che posso fare per la mia sopravvivenza, quindi pescare, cucinare i pesciolini e tante altre cose, ma la vera avventura si trova qui, in mezzo ai ghiacci. Questo bel giochino mi ha ricordato molto Raft, quindi ho deciso di portarvelo, e voi non dimenticate di lasciare tantissimi piace e commenti se volete altri episodi, ma ora avventuriamoci subito alla ricerca di nuove risorse e nuove cose da fare in questo mondo apparentemente desolato, ma ricco di misteri, come quella sorta di pianeta sospeso nel cielo, non so cosa sia, ma gente, tuffiamoci subito nell'avventura. Ad esempio, ho visto qualcosa di molto sospetto qui fra la neve. Ma quindi non era un glitch della texture, è veramente un qualcosa. È un oggetto che possiamo raccogliere. Oh, yes! Una bevanda energetica. Avevo giusto un po' bisogno di adrenalina in questo momento. Se solo capissi come prendere questa bevanda. Ok, si dovrebbe fare così. Perfetto, scusate, avevo le dita un pochino congelate. Quindi, molte risorse le troveremo sotto la neve. Dovremo aguzzare la vista, perché come avete visto, sono seppellite quasi completamente. Dobbiamo fare molta attenzione per notarle. A proposito di occhi da falco, gente, ho trovato... Sì, 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 buono, buono! Altre risorse in cui sopravvivere! Oh mio Dio, le notti qui al polo sono dannatamente fredde! Mi serve assolutamente, non lo so, una barretta di cioccolato, qualcosa in cui riscaldarmi, per favore, fatemi trovare cose belle! Gente, questo è un gioco di sopravvivenza estrema, spero di riuscire a sopravvivere! Anche 2-3 giorni sarebbe già una benedizione! Ok, ok, ho rovesciato la scatola, vediamo cosa troviamo dentro! Altre bevande energetiche e un insetticida, cos'è? È quella bomboletta, non lo so, però potrebbe essere del gas per il mio fuocherello da campo, che ora andremo a vedere insieme, perché gente, nonostante qui fuori si svolga una buona parte dell'azione di Iced, in realtà la parte di sopravvivenza accade all'interno della nostra piccola tendina. E ha iniziato a nevicare, quindi diciamo sì, è un buon momento per ritirarci all'interno della tenda e mostrarvi come funziona il nostro piccolo campo base, che ci permetterà di sopravvivere, si spera, un bel po' su queste terre desolate. Vieni qua, bella tendina mia. Dai, che voglio vedere cosa hai in serbo per me. Salve, buongiorno, posso entrare? Grazie. Che bel calduccio che c'è da queste parti. In realtà no, in realtà fa lo stesso un freddo incredibile. Ma a nostra disposizione a questo punto possiamo intanto toglierci il cappuccio. Abbiamo anche gli occhiali. Oh, oh, oh. Quindi nel caso in cui arrivasse una tempesta di neve abbiamo anche degli occhiali con cui proteggerci. E come potete vedere abbiamo un inventario. Abbiamo ben 6 bottiglie, o no? Oppure forse 6 litri di succo, perché ogni bottiglia ha tipo 2 litri. Possiamo trasportarla nell'inventario della nostra tenda insieme al gas. Penso quasi sicuramente che quello sia il gas per il nostro bel fornellino, ma un fornellino non funziona senza un pesce da cucinare. Quindi proviamo a darci da fare e peschiamo qualcosina. Oh yes, fishing simulator, gente. Mi sa che va molto molto a oddio, ha preso qualcosa. Yes, stavo per dire che va a fortuna, e la fortuna mi ha sorriso. Ci siamo procurati il primo pesciolino da papparci. E vorrei provare a prenderne anche un altro, ma mi sa che è stata veramente una botta di fortuna incredibile. Quindi diamoci da fare e vediamo se riusciamo a cucinare almeno il primo pesciolino. Allora, vediamo, prima di tutto dovrei accendere il fornello, perché, insomma, no fiamma, no pesce cotto, questo è ovvio. Se soltanto capissi come accenderlo, dannazione, perché non ho letto il manualetto delle istruzioni. Ah, giusto, l'ho bruciato per farmi caldo. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ok, allora, teoricamente possiamo andare qui al fornellino e aumentare la temperatura. In questa maniera possiamo cambiare anche il gas e abbassare la temperatura, ma io in questo momento preferisco aumentarla. E wow, possiamo o cucinare direttamente il pesce oppure usare il coltellino sul pesce. Oddio, cosa gli stiamo facendo? Oh Cristo! Ok, abbiamo pulito il pesce dall'interiore, che potrebbero avere strane malattie, e dunque ora possiamo teoricamente cucinarlo sul nostro fornellino. Abbiamo la palettina per cucinarlo, ma siamo meglio di Benedetta Parodi, è qualcosa di incredibile questa cosa. Cucina, 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 guardate come si sta rosolando benino, sta venendo una fame anche in real life, qui che non avete idea, è qualcosa di assurdo. Ok, speriamo
Cerchiamo di non bruciarlo. Ti fermi, Ciccio? Oh, si è fermato prima di bruciarlo. Perfetto. A questo punto, cosa molto importante, direi, spegniamo il fuoco, perché il gas penso che sia contato e non è il caso di buttarlo. E a questo punto possiamo papparci il nostro pesciolino. Ma prima ovviamente dobbiamo allontanarci dal fuoco, perché sia mai mangiare i pesci vicino al fuoco potrebbe esplodere tutto, come quando si fumano le cicche dal benzinaio. E anche berci un po' di soda o comunque succo. Non è succo in realtà, noi siamo molto molto dietetici e quindi preferiamo il succo. Ma ora finalmente andiamo di pesciolino. Gnam gnam gnam. Oh mio Dio, lo mangiamo proprio così, senza neanche... me lo sono mangiato intero, sbaglio? Perché mi è sparito il pesciolino? Dov'è finita la lisca? Mi sono mangiato pesce e lisca e tutto quanto. Dopo questo bel pranzetto, per digerire tutto il pesce che abbiamo mangiato, chili e chili di pesce, no, in realtà soltanto uno stronzetto di pesciolino, possiamo andare a fare una bella passeggiata. Per digerire tutto, inizia a nevicare, che gioia, ancora più freddo. Mettiamoci i nostri occhiali per sicurezza e... wow, il tramonto è bellissimo. Peccato che tra poco inizierà a arrivare la notte e sappiamo che di notte il freddo aumenta drasticamente. Quindi direi che quasi quasi è meglio andare a fare una bella dormita e domani mattina vedremo cosa fare. Ok, è troppo buio per i miei gusti, mio Dio, andiamo subito a dormire. Gente, sono entrato all'interno della tenda, sono soltanto le 8 di sera e già è buio pesto. Ma ora stiamo dormendo, il tempo sta avanzando incredibilmente veloce e vediamo se domani mattina sarà una giornata migliore. Ci si augura di sì. Ma perché? Oddio. Oddio. Che succede? Salve? Dove sono finito? Ma come mai c'è una cassa che fa della musica e sono su una sorta di castello di neve con... delle palle? Delle palle di neve! Posso giocare con le palle di neve? Che bello! Oh, e c'è anche la musica. Oh, che bello. È tutto così. Aspettate, ma non è che è un sogno tutta questa cosa? Non è che sono arrivati a salvarmi e mi hanno portato una parte... non lo so, una nuova parte di queste terre desolate dove posso divertirmi con le palle di neve? No, penso che sia soltanto un sogno. Oddio. Oddio, ci sono degli omini che corrono verso la tenda. Ok, ho capito, ho capito. Devo in pratica beccare... yes! Li ho presi. Perfetto. Quindi devo in pratica beccare questi omini zombie che cercano di assaltare la tenda mentre dormo. Io sono all'interno di un mio sogno e devo cercare di difenderla. È probabilmente perché sto diventando pa... sono rimasti i piedi. Sono rimasti soli i piedi. Ma va bene. Comunque, a quanto pare sto diventando pazzo per la solitudine, per il freddo. E quindi quando dormo mi sogno queste cose molto strane. Stupidi zombie, ma siete incorporei. Ma nazione, non riesco mai a beccarli. Oh, muori Ciccetto. Quindi a quanto pare dobbiamo in pratica difendere la nostra tenda da ondate e ondate di zombie. Che wow, sono bellissimi quando esplodono. Gente, è mezz'ora che vado avanti. Ne avrò, non lo so, uccisi a decine e decine e decine. Guardate cosa rimane tutta attorno alla tenda. Resti, sangue, cose schifose in generale. Vediamo se questi sono gli ultimi, perché sembra che non ce ne siano più. Boom, yes, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo superato il sogno senza morire, senza che la tenda venisse distrutta e... siamo svegli? Sì, sì, vedo la piccola lucetta verde della mia canna da pesca. Peccato che siano ancora le 4 di mattina. Dannazione, mi tocca aspettare l'alba. Buongiornissimo a tutti, caffè. Sto cucinando, anzi, pesciolino, perché sto cucinando a quanto pare un altro appetitoso pesciolino che ho catturato stanotte nell'oscurità più totale. Però è un'ottima notizia, perché stavo praticamente morendo di fame. Anzi, ne ho catturati due, a dire verità, di pesciolini questa notte. Sono stato particolarmente produttivo. E gnam gnam, andiamo a mangiare sti pesciolini oggi, gente. Però voglio uscire dalla tenda e avventurarmi oltre, perché a quanto pare posso anche saltare e posso saltare in altri ghiacciai, o comunque come si chiamano, insomma, sulle altre piattaforme di ghiaccio, e trovare tante altre nuove risorse. Tipo quella piattaforma lì potrebbe essere un bello obiettivo. Devo però trovare, non lo so, il punto corretto da cui saltare, anche se è molto molto pericoloso. Dannazione, il fatto che ho controllato la mia isola di ghiaccio e non c'è praticamente nulla. Tutte le risorse le ho raccolte, a meno che non siano veramente nascoste molto molto bene, non dovrei più riuscire a trovare nient'altro. Ma lì, in queste altre isole, potrebbero esserci un sacco di cose fighe. Però devo trovare il coraggio di saltare, perché se finisco nell'acqua gelata penso che sia game over. L'acqua gelata è assolutamente una cosa da evitare. Ma quindi, gente, un po' di coraggio e saltiamo! Whee! Oh, oddio! Porca miseria, sono caduto. No, non ci credo, sono caduto. E mi lampeggia lo schermo. Oh no, devo aver battuto la testa. Non ci credo. Ok, ok, a quanto pare la fame massima e la sete massima e anche la forza massima sono state diminuite. Però spero che questa cosa sia temporanea, appena mi riprenderò dal trauma la testa che ho subito. Ma soprattutto, gente, auguriamoci di trovare un sacco di risorse qui, perché non voglio essere caduto per nulla. Se trovo un sacco di cose fighe accetto la caduta, altrimenti ho fatto
fatto un grandissimo fail. Qui non sembra esserci nulla, dannazione. Però lì in fondo vedo qualcosa di seppellito in mezzo alla neve. Voglio assolutamente provare a fare un altro salto. Carica, 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 salta! Whip! Ho caduto un'altra volta. Ok, sono caduto un'altra volta. Non giudicatemi, è tutto scivoloso. Qui c'è il ghiaccio dopo tutto. E andiamo a caccia di questa bella cosa che ho visto spuntare dalla neve. Ma buongiorno a lei. Vediamo se riusciamo a scavarla tutta e a tirarla fuori. Quindi a quanto pare c'è una cassa. Perfetto, le casse sono buonissime perché contengono ben tre materiali, o comunque tre risorse che mi possono essere molto utili. Però devo togliere più neve, dannazione, perché sono una mammoletta e non riesco a sollevarla. Scava, 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 scava. Mi sento come un cane con il proprio osso. Abbiamo trovato altra Fanta. Cioè no, in realtà è tipo succo, ma a me piace chiamarla Fanta. Vieni qua, bella Fantina. Oh yes. Perfetto, a questo punto possiamo anche prendere la scatola, scuoterla senza rispetto, perché a quanto pare è così che fanno gli esploratori del Polo Nord. E wow, no, esattamente quello che mi serviva, delle barrette di cioccolato. Perché gente, i pesciolini sono buoni e tutto quanto, però danno pochissima fame. Almeno queste barrette di cioccolato mi daranno un pochino più di sostanza, si spera. Quindi conserviamole, gente, perché saranno incredibilmente importanti. Non è che qua riesco a trovare... Oh mio Dio, sto guardando sotto la neve per qualche ragione. Non riesco a trovare altri importanti oggetti? No, a quanto pare no, a quanto pare è tutto desolato sto posto. Ho battuto la testa, ma intanto l'ho fatto per due barrette di cioccolato. Sono orgoglioso di me. Sì, ma dannazione, non riesco più a sprintare. Com'è che faccio sto salto? Vabbè, io ci provo lo stesso, ci provo lo stesso. Piano, piano, piano. Piano, piano, banzai! Sì, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, non ci credo! Quindi... ho scoperto come non rompersi l'osso del collo ogni volta che si salta. Basta non sprintare, perché già il personaggino dà un bel colpo di reni e si butta in avanti anche senza sprintare. Quindi direi che è un'ottima, ottima strategia, Espy. Perché ti sei procurato quel trauma alla testa? L'hai fatto veramente? Ah, per nulla. Perché bastava saltare in questa maniera e saresti stato completamente a posto. Ma gente, non perdiamo la speranza, perché probabilmente con una buona dormita magari ci si cicatrizza tutto nella testa e passa tutto, insomma. Quindi andiamo nella nostra bella tenduccia e vediamo. Vediamo se riusciamo a fare un altro bel pisolino. Speriamo di non sognare nulla di brutto. Ninna nanna ninna. Oh no no, per favore niente incubi. Oh Cristo santo, no, un altro incubo. Ok ok, a quanto pare... ah, devo rialzarmi, dannazione. Ok, allora c'è quella sorta di nave gigantesca rompighiaccio che mi sta venendo contro. Ma mi stanno venendo a salvare o cosa? C'è una porta dietro di... ma che cosa? Salve signori, non è che... oh no, ok, ho capito, devo scappare, ma... seri, ma perché? Il mio obiettivo era quello di farmi salvare dagli esseri umani. Mi tocca pure scappare da loro, perché probabilmente loro stanno avanzando, rompendo il ghiaccio senza alcun rispetto. Salta! Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Perfetto, ora dobbiamo soltanto correre verso la porta e forse riusciremo a salvarci. Dai, 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 Espy, Espy, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Corri come un leprotto, corri come un leprotto. Oh no, no, ci sono un sacco di piattaforme stronzissime qui. Ma ce la possiamo fare lo stesso. Allora, devo saltare piano, 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 piano. Non è l'acqua, non è l'acqua. Ok, 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 perfetto. Salta piano. Yes, yes. Ok, un altro saltino piano. Tutti i saltini piani. Perfetto. Quindi l'importante, gente, è non usare lo sprint, perché altrimenti ci si spacca l'osso del collo. E poi comunque si rischia, penso, di... oh no, sento la tromba della spacca ghiaccio che sta dietro di me. Altrimenti si rischia di finire in acqua. Oh no. Oh no, questo è molto piuttosto. Allora, saltini normali anche qui. No, no, no. Per un pelo, per un pelo. Ok, saltino normale anche qui. Oh no, 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 no. Calmati, calmati. Oddio, vibra tutto, ci arriva il terremoto. Il terremoto, il tettamoto. No, 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 qua dietro. No, 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 no. Salta, 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 salta un pochino di sprint. Un pochino di... ce l'ho fatta quasi, ce l'ho fatta. Salta, salta, non perdere, non perdere la concentrazione. Ora corri, 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 la porta è lì, puoi fuggire, puoi scappare, corri, 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 dai che ce la faccio. Sento la spacca ghiaccio dietro di me, la rompi ghiaccio, quello che... esplosioni, neve e cose. Sento anche i laser di Star Wars, mi sembra. Ma comunque ce l'abbiamo fatta. Siamo sopravvissuti anche a questo incubo, perché vedo la lucetta verde della mia canna da pesca. Ma come al solito è notte fonda, quindi sì, insomma, passerò questa notte e poi ci rivediamo, gente. Anzi no, benvenuti allo spuntino di mezzanotte con Espy. Esattamente mezzanotte, stavo aspettando l'alba, però ne approfitto quasi quasi per farmi un bello spuntino con un pesciolino. Guardate che bella atmosfera, tutto attorno è buio e noi siamo lì al nostro focherello a cuocerci un pesciolino che probabilmente farà schifo e non ci dà neanche un pelino di nutrimento, ma meglio che morire di fame, eh? Sono le 2:30 di notte, ma a quanto pare sono abbastanza stanco per farmi un altro pisolino. Vediamo che succede questa volta. Un altro sogno? Dimmi che non c'è un altro sogno. No, 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 fammi arrivare alla mattina tutto bello tranquillo.
Oddio, ok, forse ce l'abbiamo fatta. No, un altro sogno, non ci credo. O meglio, un altro incubo, perché fino adesso abbiamo fatto soltanto incubi zombie che cercano di assaltarci la tenda. Noi che scappiamo da una rompighiaccio e un sacco di cose. Questa volta ho in mano una sorta di... Oddio, posso usarlo come arma. Zombie anche qui, ma non ci credo. Ma che balle, ma perché non mi lasciate un attimo in pace, stupidi zombie? Non riesco a dormire, a fare un pisolino che sempre invadete i miei sogni. Vieni qua, ciccetto. Guarda come ballonzoli, yes. Ballonzoli anche quando ti pianto questa sorta di trivella per il ghiaccio in mezzo agli occhietti. Zombie che c'hai, vieni qua, vediamo se ti riesco a beccare. Oh, mamma mia, con la rincorsa è bellissimo come rimbalzare. Tu, beccati questo. Yes, è perfetto, non è nemmeno troppo complicato. Oh no, ho mancato un colpo. E mi ha dato una zampata quel bastardello. Vabbè gente, io mi occuperò di sterminare questi zombie e vediamo quante ondate riesco a gestire prima di crepare male male. Sono tipo la 45esima ondata, gente, non finiscono più, ok? No, sembrano essere diminuiti però, beccati questo. Abbiamo passato anche questo incubo a quanto pare. Oh yes. Dimmi, dimmi che adesso sì, è mattina, sono le 10 di mattina, c'è la luce. Finalmente gente, possiamo tornare a giocare su Heist con la luce. Abbiamo tutte le nostre statistiche un po' a quel paese. Soffriamo ancora di nausea per qualche ragione. Abbiamo battuto la testa probabilmente e ci si è sfasato qualcosa il nostro piccolo cervellino. Ma comunque gente, dobbiamo continuare a mangiare per tenerci in forma. Mmm, altro bel pesciolino. Vieni qua, bel pesciolino. Ok, è una cosa un pochino disgustosa, ma perdonatemi, sto morendo di fame. Usciamo e diamo un'occhiata all'alba. Devo dire che nonostante la sopravvivenza sia difficile, lo spettacolo è meraviglioso. Spero che sia piaciuto anche a voi. Quindi gente, questo era Heist, spero vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare tantissimi piace e commenti qui sotto se volete che questa serie abbia un seguito. E ditemi cosa fare nei prossimi episodi se avete qualche idea molto interessante. Alla prossima, ciao ciao.